E come tutti gli ebrei della mia città, sono stato deportato in un campo di concentramento. E non come tutti, ho avuto la fortuna di scendere. Ma si possono dimenticare tutte le atrocità subite nei campi? Si può riconquistare la dignità per stare i campi? Tutto questo ha portato al mio folle gesto. Mi chiamo Anna Seres, sono una poetessa ungherese. Ho salvato molti ebrei del mio paese, che erano destinati a... Tanti ebrei che ho salvato c'è anche il Leo Lesio. Mi chiamo Leo Lesio, ho 10 anni e come tutti gli altri ebrei della mia città sono stato deportato in un campo di concentramento. Ma a differenza degli altri... Mi chiamo Sara Cove e appartengo ad una famosa famiglia ebraica veneziana. Sono appassionata di arte, letteratura e musica, ma la mia vita si è interrotta troppo presto in un campo di sterminio. Mi chiamo Sara Maria Grande. Sono nata a Napoli, ho passato la mia breve vita a Napoli. Ho avuto la fortuna di conoscere intellettuali famosi come Benedetto Croce e Domenico Rea. Mi chiamo Gino Bartoli, ho salvato molti ebrei, nascondendo dei documenti qualche nella canna della mia bicicletta. Per sfuggire ai nazisti, qui ho cominciato a scrivere un diario dove racconto le mie giornate, le mie sensazioni e le mie emozioni. Sono stata scoperta e deportata in un campo di concentramento. Ho 14 anni e non so se rivedrò mai la mia famiglia. Sono Giorgio Bellasca. Sono italiano ma non sono un ebreo. Con gli ebrei ho vissuto tutta la mia vita. Mi sono finto un ambasciatore spagnolo e ho salvato tutti i 5.000 di loro. Per me la dignità di un uomo solo è come salvare la dignità di tutta la mia famiglia. Siamo qui per non dimenticare.